Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Somerville. Io sono Glacial Sphere e questo è il mio gameplay walkthrough completo dall'inizio alla fine di Somerville, questo videogioco puzzle, direi, ambientato durante un'apocalisse in cui vediamo le intime ripercussioni, sto citando la descrizione del gioco nell'app Xbox, di un'apocalisse a scala globale, perché infatti noi controlliamo questo personaggio, questo padre di famiglia, che durante l'Apocalisse ha perso, non nel senso che sono morti, ha proprio perso di vista sua moglie e suo figlio, un bambino molto piccolo, e li sta cercando di ritrovare, è rimasto solo con il suo cane, e in questa Apocalisse sembrano esserci degli alieni che vogliono prenderci. Nel frattempo andiamo avanti. E qua però, ragazzi, vi avviso che non sarò in blind run in questo video, perché? Perché questo video l'avrei già registrato. Il problema è che non era partito il software di registrazione, un errore che può capitare a chi registra video sicuramente mi capirà, e quindi questa parte qua in realtà l'ho già giocata. Nella scorsa parte avevamo visto qualcuno vivo ancora, guardate là sopra nel frattempo, sulla scritta sul cartellone c'è qualcuno che ci sta osservando. Allora, possiamo prendere? No, non possiamo attivare questa cosa, però dobbiamo arrivare qui e tirare giù questa macchina per poter passare. Guardalo, guardalo che se ne va. Sarà cattivo o sarà buono? Io lo so già, quindi non andrò a recitare. So già chi è quel tipo e cosa farà. Però non ve lo spoilerò, ovviamente. Godetevi il gameplay voi. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di questo videogioco e di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi caricamenti, oltre che commentare per farmi sapere cosa ne pensate, oltre che condividere, scusatemi, per condividere questo videogioco a tutti coloro che potrebbero essere interessati ad un videogioco rompicapo, semi-avventuroso come questo. Intanto il nostro cagnolino non viene con noi, rimane lì, vedete? Evidentemente non gli piace quest'acqua salmastra, quest'acqua stagnante. E come vedete l'Apocalisse ha distrutto tutto. L'Apocalisse ha letteralmente disintegrato qualsiasi cosa. Nel frattempo, lì dentro vediamo l'ombra di qualcuno. Però ha spento. No. Sarà possibile magari. Vi avviso che nel mio video qui non sono riuscito a fare nulla quando ho registrato per la prima volta. Quindi non so effettivamente se sia possibile aprire questa tenda, ma non credo. Noi ora possiamo arrivare qui e aprire il baule. Ed esce questo esserino. Questo simpatico esserino. Possiamo proseguire ed andare qui. Allora. Oh, qui volendo possiamo entrare nel bagno e fare una cacatina veloce nel caso, o una pisciatina, vedete voi, nel caso in cui abbiate bisogno. Poi possiamo uscire. È una cosa abbastanza inutile, ma in realtà è un indizio di gameplay che ti serve per dopo, il fatto che tu possa chiuderti nei bagni. Ok, proseguiamo. Eccolo, eccolo quello che avevamo visto prima. Sta scappando, sta scappando. Rincorrilo, rincorrilo però. Mi sa che è leggermente morto, vero? Guardalo lì, no, viene risucchiato. Azz, non posso muovere la telecamera, eh. La telecamera è fissa. Mi sa che è andato. Non posso aprire questa tenda, vero? No. Andiamo avanti, allora, non posso nemmeno correre più così. L'andatura è decisa dal gioco. Quindi proseguiamo. Qui possiamo attivare il nostro potere per proseguire. Ecco qua. Ed entriamo nella tenda, nascondiamoci. A quanto pare questo raggio traente alieno non riesce a oltrepassare le tende. Non si sa bene per quale motivo. Però potrebbe essere che funziona solamente sulle cose biologiche. Infatti qui di vitale non c'è nulla, non è rimasto nemmeno qualche albero o qualcosa. Non è rimasto nulla. Sta solo un pochettino di erbetta, magari, cose che appunto non riesce a tirare su. Allora, qui allora prendiamo questo e eliminiamo
la marmaglia che c'è qui. Perché dobbiamo eliminare questa marmaglia? Per liberare il filo e portare questo coso. Ecco, facendogli magari fare il giro in modo che non si incastri. Portare questo faro da quest'altra parte. Questo gioco si basa molto sullo spostamento delle fonti luminose per poter arrivare, come vedete, a eliminare questi ostacoli. Ecco qua. Mangiamo un bel po' di luce, cioè mangiamo un bel po' di questa cosa. Tiriamola tutta via. E non è necessario tirarla tutta via in realtà, eh. Basta il poco per passare. Poi. Qui prendiamo questo. Eliminiamo questo. Dai, via. Perfetto. Poi passiamo. Ok, basta tirarlo un po' e viene con noi. Ed eliminiamo anche questo. Così da poter passare. O almeno spero. Ah, si è incastrato lì dietro forse. Meglio fare così. Il problema è che si incastra lì, vedete? Si incastra in questi. In questi. Barilotti. E non arriva a mangiucchiare quella roba lì. Lasciamolo cadere. E riprendiamolo. Certe volte questo. Riesce a eliminare un po' il problema, però in questo caso no. Riesco a farlo passare dietro? Perché qui mi ricordo che ho fatto una cosa simile, però a quanto pare non si riesce a passare di qua. Forse posso passare da qui sopra? Posso andare qui? No. Ah, ecco, ora sì, ricordo. Lasciamolo qui. Mi ero dimenticato una cosa molto importante, che immagino che i più svegli di voi l'abbiano già vista. La leva da tirare. Ok. Così facendo possiamo passare sopra. Qui. Puoi prendere il. No, non questo, l'altro. Dov'è l'altro? L'altro qui sotto, vero? Dov'è l'altro? Eccolo qua. L'altro faretto e possiamo quindi andare avanti. Senza più farci incastrare. Ora possiamo arrivare qui e liberare il passaggio. Ok. Vai, saliamo sulla scaletta e proseguiamo. I controlli di questo gioco sono un po' la sua croce. Eh? Il personaggio è molto legnoso. L'ottimizzazione non è questo granché in realtà. Dato che è un gioco abbastanza semplice a livello grafico, eppure lagga da schifo. Allora, qui bisogna fare. Vediamo un po'. Bisogna innanzitutto accendere questo. Accendere. No, tu vai qui. Attaccati. Poi, accendi questo generatore. Ok, e poi gli diamo la luce, gli diamo il potere. Dobbiamo toccare il generatore. Io nel mio let's play cercavo di toccare l'auto con il potere. Cercavo di mettermi qui e toccare l'auto, no? Così. Però non andava. Bisogna toccare proprio il generatore. E possiamo quindi proseguire. Proseguiamo. Az. E di lì non possiamo passare. Dobbiamo scendere qui sotto e andare un po' sneaky sneaky da questa parte. Ciò che ci prende è il posto più luminoso. Intanto qui in primo piano abbiamo visto ancora quello strano individuo che ci segue. Allora, qui possiamo usare la macchina per passare. Bravo. Entriamo subito nel bagno e stiamoci. Aspettiamo che il raggio vada via. Ok, dopo aver fatto una cacatina, usciamo. Ecco, qui mi avrebbe dato un obiettivo se l'avessi fatto per la prima volta. A questo punto proseguiamo.
Ero andato un bel po' avanti nel video, ho fatto un'oretta di video. Peccato che non abbia registrato. Lì hanno trovato qualcun altro, evidentemente. Hanno tirato un altro di quelli triangoli, un altro di quegli oggetti prismatici. Azzarderei come forma. E qui non c'è nulla, vero? Ecco, in questo gioco le cose secondarie sono davvero poco nulla. Questa cosa si muove, o sbaglio? Qui non sono riuscito a capire come aprire questo coso, questo cancello nel mio let's play. Davvero non riesco a capire. Vedete? Sembra che non si riesca ad aprire in alcun modo. Oh, ecco così, ok. Salve. Questo nel mio video precedente non ero riuscito a farlo. Ehi tu, vieni con me. Ecco, bravo, butta giù quello. Esci, esci, bravo. Ho liberato questo tipo. Oddio, bravo. Cioè, ma questi esserini qui stanno simpatici, ma può darsi che siano in realtà alieni. Cioè, anzi, sono alieni. E magari sono cattivissimi in realtà. E io li sto liberando a casissimo. Ok. Eccolo che viene con me così, no? Entriamo. Ah, e qui c'è quella sorta di cane robot che mi ha ricordato molto Metalhead. Avete presente quell'episodio di Black Mirror in cui gli umani sono braccati in un futuro non troppo distante dal nostro da dei cani metallici che li vogliono semplicemente ammazzare? Ecco, uno degli episodi per quanto mi riguarda peggiori, forse il peggiore non contando l'ultima stagione di Netflix. Attenzione qui. Possiamo passare qui dentro. E qui dobbiamo usare gli ombrelloni per coprirci. Come vedete, il nostro protagonista cammina pianissimo. Non gliene frega assolutamente niente che c'è un'apocalisse aliena in corso. Lui cammina piano. Non gliene frega niente, vedete? Io qui dicevo, ma perché non corre, non va direttamente a proteggersi di là? No, non gli interessa. Ok, siamo qui. Ehi, ehi, ehi. No, dai. Di quanto? Niente, siamo morti. Così vedete anche cosa succede quando vi prende il raggio? Sembra che vi attiri e poi crepate male. Allora, vai, ombrellone. Ma sono nell'ombrellone! Ok, questo è un bug del gioco palese, quindi abbiamo scoperto un bug. Abbiamo visto un bug, eravamo protetti nell'ombra, ma siamo stati comunque presi. Ok, proseguiamo, andiamo qui dietro l'ombrellone. Ecco, stiamo qui. E poi andiamo nel secondo. Ecco, qua dovremmo essere al sicuro. E poi passiamo. Andiamo qui dietro. Questo fa sì che le serrande lì si abbassino e noi possiamo passare dentro questa stanza senza essere visti dal raggio. Ok, proseguiamo. Anche qui stiamo nell'ombra e poi andiamo. Corri, corri. Ok. Vai, spostiamo sta roba. E si prosegue. Ecco, qui io mi ero nascosto qui dentro, aspettando che passasse il raggio. Arriva? A quanto pare non arriva più. Ok. Proseguiamo allora. Ecco qui un altro enigma interessante. Questa mi è piaciuta molto, il livello che ti viene richiesto per risolvere questo enigma. Allora, bisogna prendere questo ed eliminare innanzitutto questo coso. Ok, e poi dovete sfruttare questa palma che come vedete è storta per alzare il più possibile. Ecco, come vedete, alzare il più possibile la fonte luminosa.
Questo dovrebbe permetterci quindi di passare in teoria. Vediamo se adesso possiamo passare di sopra. Sali, sali. Sì, ora vedete, possiamo passare. Credo. Ok, sì, bravo. Ecco, qui è carina come cosa, eh. Qua non possiamo toccare nulla, come vedete non riusciamo a trasmettere il potere, quindi si passa. Si passa di qua. Ecco, qui ero pure caduto. Qui ero pure caduto perché la prospettiva mi aveva ingannato. Andate semplicemente fino in fondo. Poi qui. Ok, non c'è ancora la luce, quindi saliamo. Saliamo, saliamo. Ecco fatto, attiviamo tutto. Vedete che diamo la luce a tutto qui? Cioè diamo il potere della luce blu a qualsiasi cosa. Però non sembra cambiare nulla in realtà. Qui l'abbiamo già disintegrato perché avevamo già dato la luce blu sopra. E passa. La prospettiva è fatta un po' male. Se devo dire i difetti principali di questo gioco sono la prospettiva, la telecamera, che non è proprio questo granché. I controlli. Il protagonista è estremamente legnoso da controllare. La velocità di movimento. Vedete come cammina piano in continuazione senza alcun motivo? A me questa cosa urta tantissimo. Che non lo facciano correre. Poi, qui, come vedete. C'è questo bagno che si muove, se voi lo aprite ci sono dentro un sacco di esserini che potete liberare. Mi date qualcosa, dato che vi ho liberati? Niente? Ma a quanto pare no. Proseguiamo. Arriviamo a questa sorta di palcoscenico. Magari qui stavano facendo un concerto poco prima che l'apocalisse arrivasse. Allora, già che ci siamo, portiamo questo qui. Poi azioniamo l'interruttore. Poi vediamo un po', eh. Qui sopra non possiamo passare. Come prendere quella cosa? Oddio, non ricordo di essermi bloccato. Ah, ok, così, così, perfetto. Basta azionare la leva con il potere. Poi questo lo attacchiamo qui. E diamo quindi l'energia alla luce. Ok, vediamo se possiamo dare luce in qualche modo qui. Ok, possiamo eliminare roba. Ah, vedete, c'è lo specchio. L'UFO che fa da specchio. Poi si può salire. E sali, bravo. E qui sopra quello che c'è da fare è andare innanzitutto qui. Attivare la manopola, la manovella. Ok, poi entrare. Prendere questo. E andare a dare energia, come vedete là, il cavo è lunghissimo. Questo cavo qui è lunghissimo e si può arrivare tranquillamente qui. Date energia a questo piccolo ascensorino e lo azionate anche senza energia. E si va su. Ok, qui sopra siamo in cima al palcoscenico. Prendiamo questo UFO. No, non cadere, non cadere per favore. Fai le cose come vanno fatte. Prendila, grazie. Ok. Una. Due.
Questa è già in giù, quindi 3. E via. Ora però il cavo dell'alimentazione si è staccato, quindi prendiamo il cavo che c'è qui e lo attacchiamo all'UFO. Ecco fatto. E poi possiamo entrare, prendere l'UFO e andare avanti. Così facendo possiamo, come vedete, attivare le luci dell'UFO. E questo ci permette di avanzare qui, altrimenti non saremmo riusciti ad avanzare, come vedete. Vada, vada, vada. Distrugga tutto. Cane sempre più vicino, eh. Via, 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 vai. Qua speravo ci fosse una sezione di guida più o meno col lupo, invece no. Semplicemente si schianta subito e mo si deve correre via dal cane. Corri, corri. Come vedete è arrivato quell'individuo che ci seguiva, che non so nemmeno se fosse un uomo in realtà. Quell'individuo che ci seguiva è arrivato e ci ha salvati dal cane. Ora arriviamo qui, cerchiamo di tirare su questo coso, ma non ce la facciamo. Lui capisce che siamo delle mammolette e quindi ce lo tira su lui. O lei. Così facendo possiamo passare. E lasciarci un po' il cane alle spalle. Ok, siamo in questa sorta di rifugio, forse. Vediamo, vediamo. Anche qui niente da fare. Puoi farlo tu, per favore? Grazie. Vai, passi, passi. E eccoci qui. Sì, queste sono tutte gli effetti delle fogne. Siamo sottoterra. Ecco. Non possiamo purtroppo avvicinare la visuale, quindi non riesco a capire se sia una donna o un uomo. Penso a questo punto che sia umano comunque. Sembra essere umano. Sembra essere un umano potenziato da questa tuta che indossa. Vieni con me. Fai qualcosa? No, si mette a guardare da fuori lì. Ok. Proseguiamo. E guardate come si butta per salvarci. Cioè, azza. Qui sembra che ci sia caduto addosso comunque. Se ci cade addosso una cosa del genere, moriamo spiaccicati in ogni caso. Comunque, ecco, c'è letteralmente. Siamo caduti entrambi. Però lui ci stava salvando, o lei ci stava salvando in modo talmente eroico. Cioè, come se fossimo estremamente preziosi. Qua adesso sto andando di teorie. Perché per dove ho giocato, fino a dove ho giocato io, in realtà non ci sono risposte a queste domande che mi sto facendo. Siamo quasi per arrivare al punto in cui mi sono fermato nel video. Ecco, qui pensavo che a questo punto il gioco ci desse l'opportunità di scalare. Perché vedete, qui è molto strano che ci sia questa parete qui. Di sopra si può ovviamente andare. E mi sono detto ok. Quindi alla fine di questo percorso otterremo l'abilità della scalata in qualche modo, no? Però dicevo anche che mi sembrava, non mi sembrava il tipo di gioco che ti desse l'abilità della scalata così. Cioè, non mi sembra un Metroidvania, no? Per dirvi.
o un platform che mi dice ok, adesso potete scalare. Sembrava un po' strano, visto il mood del gioco fino ad ora. Però era palese che comunque in qualche modo una scalata ci dovesse essere. Scendiamo. Questa è acqua, palese acqua. Ed eccola, eccolo, eccola. Dai, sali. Niente, non vuole salire. Ole. Vediamo se si riesce a fare qualcosa qui. Dai, dai. Toccandogli la mano è come se avessimo ricevuto anche i suoi ricordi, almeno in quel frangente, e sembrava che gli stessero facendo esperimenti in qualche modo, no? Che lo stessero potenziando. E come è successo nel primo episodio, toccandogli la mano abbiamo acquisito il suo potere. Il suo potere, vedete, ora possiamo anche usare questo potere qui. Abbiamo il viola, il blu e il rosso. Cioè, viola, non sono tre, sono viola, barra blu e il rosso. Altra acqua. E otteniamo un bengala. Con il bengala, vedete che possiamo fare questo? Possiamo praticamente tramutare questa strana materia come vogliamo noi. Possiamo renderla liquida oppure solida con il nuovo potere che abbiamo ottenuto. Perché questa è una fonte luminosa, quindi noi adesso con tutte le fonti luminose che troveremo, con tutte le fonti luminose che troveremo, potremo scegliere se rendere solida la materia, rossa, come appunto stava facendo questo tizio, oppure liquida. E quindi capiamo anche perché troviamo tutta questa materia appunto rossa? Perché era lui che l'aveva fatto così, era lui che l'aveva resa rossa, non liquida. E noi ostacolando senza volere tutto il nostro passaggio, tra l'altro. Perché a noi serviva, vedete qui non possiamo salire, però se noi andiamo qui possiamo scalare la materia rossa. Ecco qua. Quindi saliamo. Ed ora immagino che dobbiamo cercare di uscire dalle miniere, perché il nostro comunque obiettivo, vi ricordo, principale, è sempre quello di trovare nostro figlio e nostra moglie. Possiamo passare di qui magari? No. Ok. Continuiamo. E qui penso non si possa andare da nessuna parte. Anche perché là torneremo a dove siamo caduti. Quindi inutile tornare lì. Vedete, qui c'era la scalata palese da fare. L'abbiamo fatta. Ed ora proseguiamo. Come vedete, avevo giocato un bel po' nel video. Perché non sono ancora arrivato al punto in cui mi ero fermato. Purtroppo quando accade così, guarda, mi sale una rabbia, mi sale. Perché è letteralmente tempo buttato. E per fortuna questo gioco ha la possibilità di farti rigiocare i capitoli, altrimenti i giochi come per esempio Pentiment, che ho portato prima di questo gioco su questo canale, ti avrebbero detto ciao ciao, arrangiati, tutto quello che hai fatto è perso, perché non c'è la possibilità di rigiocare parti, se non riniziando proprio il gioco. Ora scendiamo, il bengala funziona anche sott'acqua, e noi possiamo tramutare in liquido appunto tutta questa materia qui rossa per poter passare. Sappiate che questo personaggio ha comunque un limite di respiro sott'acqua, quindi dovete essere veloci, altrimenti rippate, come è successo a me parecchie volte nell'altro video, prima di capire quello che devo fare. Ok, qua si può riprendere un po' fiato, però come vedete la telecamera non si alza, indice che dobbiamo comunque proseguire sott'acqua, ok? Vai.
Cerchiamo sempre di stare in alto comunque, per poter respirare il prima possibile. Ok. Quando siamo in acqua, tra l'altro, sembra che il personaggio abbia solamente due direzioni. Il movimento del personaggio sia bidimensionale. Cioè, vedete che possiamo andare in profondità anche, possiamo muoverci sull'asse Z, mentre in acqua possiamo andare solamente in due direzioni. È molto strano. Quando si nuota, intendo. Qui stiamo camminando, quindi come vedete possiamo muoverci un po' come vogliamo. Qui dietro c'è qualcosa, magari? No. Ci stiamo avvicinando al punto in cui ero arrivato anch'io, eh. Ci stiamo avvicinando molto a quel punto. Posso scalare direttamente da qui? È rosso, no? Perché non posso scalare? Molto strana questa cosa. Non mi fa scalare. Però posso passare in questo modo. Ecco, io mi ricordo che qui ero andato sopra, appunto, anche nel video che ho fatto, che è andato perduto per sempre, ma non avevo capito per quale motivo. Qui magari c'è un segretino, non sembra. Vedete, ero arrivato qui sopra, ho fatto tutta questa parte qui, e mi ero detto, ma... E adesso? Cioè, non posso andare da nessuna parte. Vedete? Forse qui sopra posso andare? No, nemmeno. Questa parte è completamente inutile. Io non capisco per quale motivo me l'abbiano fatta fare. Forse da qui poi si può scendere qui sotto. Ma nemmeno, vedete che non possiamo scendere. È proprio una cosa che non capisco questa parte qui. Ditemi nei commenti se voi avete trovato un'utilità in questa zona. Se magari c'è un segretino che io non ho trovato. Mi farebbe molto piacere. Però, appunto, non c'è niente da fare qui. Se non, in questo caso, semplicemente uscire un attimo da questa marmaglia e rendere tutto solido per poter passare. Ecco qua. Passiamo. Tanto questo bengala è infinito, fantastico. E continuiamo a salire lungo la miniera, anche se siamo scesi in realtà con quel grande tuffo in acqua, eh. Continuiamo a fare una sorta di saliscendi in questa miniera. Ecco, qui c'è un passaggino segreto, ma non andateci perché non c'è niente, letteralmente. Cioè, andate in quel passaggino segreto e uscite qui. Non c'è nulla lì di dietro. Non c'è letteralmente niente. Ok. Belli suoni ambientali comunque. Ormai il Bengala è andato. Non abbiamo più fonti luminose, quindi non possiamo usare i nostri poteri. Azz, via preclusa. Non possiamo passare di sopra. Io qui mi ero bloccato un po' perché pensavo di comunque dover passare sopra. Invece c'era il sentiero qui di fianco. Quindi io mi ero intestardito un po' cercando di passare di sopra, cercando di sgattaiolare in qualche modo, magari sperando che lui non mi vedesse, ma ogni volta mi beccava. E il passaggio giusto è ovviamente questo. Eccoci qui. Ok. Possiamo arrivare qui e togliere questo coso e passare. Ora, qui non si vede letteralmente nulla. Sembra di stare, come avevo detto nell'altro video, durante la battaglia di Grande Inverno di Game of Thrones, dove non si vede niente. Però, fortunatamente, un po' di luce qui la si riesce a beccare. Ok. A livello di trama per adesso c'è poco niente, eh. C'è davvero poco niente. Siamo quasi a metà del gioco, vedendo i capitoli che abbiamo fatto tramite la selezione capitoli. Però
Siamo più o meno a metà gioco. Quindi per adesso a livello di trama sono abbastanza deluso. Mi aspettavo un gioco un pochettino più story driven. Niente di eccezionale, non mi aspettavo un gioco dialogato o cose di questo tipo. Ma un po' più story driven, quello sì. Evidentemente continuo a pensare, questo me lo conferma, che il gioco, che in realtà simile a questo dai trailer, ma completamente diverso a livello di gameplay, potrebbe piacermi molto di più, è The Last Case of Benedict Fox. Quello potrebbe piacermi molto di più. Qui ora, tiriamo via questo carrellino. Ecco qua. E lo andiamo a fargli fare una bella caduta, eh. Guardate, ci sono anche segnali di pericolo, appunto, che indicano che qui non c'è più niente, qui c'è un vicolo cieco, pericolo caduta, ma noi lo buttiamo giù proprio per quello. Boom! Ecco qua. E prima di buttarci nella pozza sottostante, questo video finisce qui. Anche il precedente video, appunto, finiva qui, mi ero fermato qui, quindi dal prossimo sarò di nuovo in blindrun. Vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ricordo di lasciare un bel mi piace se lo avete gradito, di commentare, fatemi sapere cosa ne pensate voi di questa parte di Somerville o in generale del videogioco, e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!